Arrivano i primissimi dati divulgati dalle aziende farmaceutiche che attestano la sicurezza del vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech anche per i bambini tra i 5 e gli 11 anni di età. I risultati degli studi clinici, affermano le aziende, hanno inoltre evidenziato che il vaccino è ben tollerato e ha prodotto una risposta immunitaria robusta. Ma cosa ne pensa il professor Paolo Fazzi, direttore dell'unità operativa complessa di virologia e microbiologia dell'ospedale di Pescara? Allora, per quanto riguarda la possibilità di vaccinare i soggetti da 5 a 11 anni, tra poco suppongo che ci sarà il via da parte delle autorità regolatorie, quindi EMA e AIFA, anche perché molto tempo non ne possiamo perdere. Hanno visto che sicuramente per l'mRNA prodotto da Pfizer negli Stati Uniti non vi sono problemi nell'inoculare questo specifico vaccino in soggetti appunto da 5 a 11 anni, quindi dovremmo anche noi adeguarci e oltretutto sicuramente non darà problemi, perché così come non ha dato grossi problemi nei soggetti dai 12 anni in su, sicuramente non ne darà dai 5 agli 11. Tra l'altro so che negli Stati Uniti addirittura stanno per licenziare anche la possibilità di fare i vaccini ai bambini under 5 anni. I genitori non devono essere preoccupati, anzi devono essere preoccupati nel fatto che questi figli non possono essere vaccinati ancora. Perché? Perché soprattutto il vaccino mRNA abbiamo visto che non genera reazioni immunallergiche, se non in soggetti che hanno allergie particolari nei confronti dei componenti delle nanoparticelle, ma si tratta veramente di situazioni molto molto insolite e rare, e peraltro un'anamnesi accurata da parte del vaccinatore riesce anche a intercettare questi soggetti ipoteticamente allergici alle sostanze che compongono le nanoparticelle degli mRNA. L'mRNA in quanto tale viene distrutto immediatamente dopo che c'è stata la codifica da parte del sistema endoplasmico rugoso, quindi dei ribosomi, la loro lettura e quindi la codifica della proteina spike o di porzione della proteina spike, per cui non può generare allergie. Relativamente agli effetti collaterali, sì, abbiamo visto che ci sono degli effetti collaterali. Taluni possono avere effetti collaterali entro le 48 ore dall'inoculazione. Però c'è la paura, prosegue Fazzi, di una pandemia che potrebbe durare anche lustri, per cui tutti dovremmo vaccinarci, per tutti, intendo tutti i cittadini del mondo. Intanto il virologo commenta la notizia di una pillola di cui parla Fauci, massimo esperto di epidemia della Casa Bianca, in grado di dare risultati impressionanti nella cura del Covid. Allora, si tratta del Molnupiravir ed è un anticorpo monoclonale nuovo che è stato testato e pare che riduca seriamente, insomma, la mortalità nei soggetti con infezione lieve e moderata da Covid-19. E quindi aspettiamo notizie in merito, e comunque è una notizia che è stata diramata in prima persona da Anthony Fauci, e quindi sicuramente si tratterà di una molecola importante che ci aiuterà a sconfiggere questo maledetto SARS-CoV-2. Per concludere, la situazione attuale qual è? Cosa si prospetta in futuro? In questo periodo qui in Abruzzo abbiamo un numero praticamente molto basso di positività. Però è pure vero che sta facendo veramente caldo, non sembra il mese di ottobre, ma sembra il mese di settembre, più che metà settembre. È un'ottobrata calda che non può che farci piacere, perché può anche aiutarci nel far circolare meno il virus. Quindi questa potrebbe essere una spiegazione. L'altra spiegazione è perché fortunatamente, soprattutto qui in Abruzzo, abbiamo raggiunto una percentuale di vaccinati veramente notevole, e quindi ciò testimonia il fatto, appunto, che i vaccini veramente servono contro questa virosi. Cosa mi aspetto? Probabilmente con i primi freddi il virus dovrebbe circolare un po' di più e dovrebbe anche dare qualche problema in più. Mi auguro che coloro che non si sono vaccinati lo facciano
al più presto perché devono pensare non solo a se stessi, ma a tutta la collettività. La società civile si aspetta molto anche da loro, soprattutto da coloro che sono ancora scettici o fobici. Perché solamente la vaccinazione di tutti ci garantirà nei confronti di questa pandemia.